anche un sentimento, oh, io ho bisogno di una compagnia, un sentimento, e convivono, però è sbagliato davanti a Dio, come ho dovuto dire anche stasera. Non veniamo con storie qui, sentimentalismi, vedute, e io penso, no, la Bibbia dice che non è da Dio. Amen. Davanti a Dio c'è solo marito e moglie. Non c'è compagno, compagna, convivente, secondo marito, seconda moglie. No, fratelli, non facciamoci ingannare. Amen, alleluia. È meglio rimanere da soli tutta la vita, andare con Gesù per l'eternità. O no? O sto sbagliando io? Non sto sbagliando. E Gesù ti può dare la forza di rimanere senza donna, senza uomo, perché Gesù è il nostro tutto. E ve lo dico per esperienza, guardate, alleluia, io non so perché sto parlando questo, Dio me l'ha messo in cuore adesso, io non avevo programmato di dire queste cose. Stavo dicendo che, amen, davanti agli occhi di Dio il matrimonio è per sempre. Poi, se uno nella carnalità sua si separa, quello è un altro discorso. Se uno sta nella carnalità e trova le scuse, perché alcuni trovano le scuse, ah sì, a motivo di fornicazione è concesso lasciare la moglie. Ma cosa vuol dire questo? A motivo di fornicazione manda via la moglie, ma non dice prenditene un'altra. Carnale, alleluia, dobbiamo dire le cose come stanno, gloria a Cristo. E io parlo con ogni autorità della Bibbia, prima di tutto della parola del Signore, ma anche per esperienza. Ascoltatemi un attimino. Quando Gesù è arrivato nella mia vita, io avevo 26 anni e per quasi 15 anni sono stato senza toccare donna e senza neanche desiderarla. Ah, io pensavo di avere il dono di continenza, Signore. Pensavo che avevo... Non è che mi metto al livello di Paolo, no. Dio aiutami. Pensavo di avere quel dono che aveva Paolo, di continenza. Per tanti anni vivevo nella gioia, nella presenza, nell'unzione di Dio, come adesso, ma anche quando non avevo moglie. Amen. Quando non avevo intimità con nessuna donna, neanche nei pensieri, per la gloria del Signore. Amen, fratelli cari. Amen. Vi saluto nell'amore di Gesù tutti quanti voi che siete in Italia, in Calabria, in Sicilia, amen, in Campania, a Napoli. Alleluia. Dio vi benedica. Voi che siete nel centro Italia, nel nord Italia, in Belgio, Germania, in ogni luogo.